Ciao a tutti e bentrovati sul canale YouTube di Indie Bar. Anche oggi vi parliamo di copertine di dischi. Anche oggi abbiamo una storia simpatica da raccontarvi. Le copertine dei dischi spesso non ritraggono l'artista del disco, ma delle persone qualsiasi, comuni, che casualmente si sono trovate ad essere protagonisti di quest'opera d'arte e sono entrati in questo modo in milioni di abitazioni. Ve ne faccio vedere rapidamente alcuni esempi, tipo questa modella con il piccolo bambino sulla copertina degli Afghan Wigs Congregation, oppure questo signore scazzato sull'album dei Buffalo Tom Let Me Come Over. E chi sarà mai questa bella ragazza sulla copertina dei Cage the Elephant? Abbiamo questo simil Nick Cave de Noantri e questa ragazza sulla copertina dei Charlatans. Chi saranno? Oppure due che non dovevano stare lì, questa storia ve l'abbiamo già raccontata, sulla copertina degli Oasis. Avrebbero dovuto essere i fratelli Noel e Liam Gallagher, invece sono due persone dell'entourage della band di Manchester. E che dire della sorella del chitarrista della band che è in tour con te e della fidanzata del bassista, sempre della stessa band, che non c'entra niente poi con le Roxy Music. Oppure ci sono stati fatti di cronaca che poi sono stati ripresi con degli ignari protagonisti, come nel caso di questa collection dei Placebo. Questi erano i Vancouver Riots, dei disordini che ci sono stati dopo una famosa semifinale di hockey di Stanley Cup. Forse era la finale, vabbè. Sono stati definiti questi due ragazzi i Riot Lovers. Oppure chi, ahimè, è stato protagonista di cronaca in maniera piuttosto drammatica, come questo bonzo nepalese. Molto spesso però protagonisti anonimi delle copertine sono dei minorenni o addirittura dei bambini, come nel caso dei Dinosaur Jr., di cui vi abbiamo già parlato, oppure delle due presunte gemelline, che in realtà gemelline non sono, dei Siamese Dream, anche di questo vi abbiamo già parlato, dei Smashing Pumpkins, oppure l'infante più famoso del mondo, credo, quello buttato nella piscina per la copertina di Nevermind di Nirvana. Questo sicuramente è entrato in milioni di case, compreso questa, dove c'è entrato per ben due volte, prima sul CD e poi sul vinile. Oggi però vi voglio parlare di Peter Rowan. Chi sarà Peter Rowan? È questo personaggio qui, così come è oggi. Il suo viso non vi dice nulla? Proprio nulla? Vabbè, dopo la sigla vi spiegherò chi è. Eccoci qua, quindi oggi vi parlerò di Peter Rowan, fratello minore di Derek e Trevor Rowan, che suona in una band che si chiamano Virgin Prunes. Li conoscete? Neanch'io. Ebbene, il caso vuole che i fratelli Rowan fossero dirimpettai di un certo Paul Hewson e vivevano in uno di quei complessi residenziali alle porte di Dublino. Questo già dovrebbe cominciare a dirvi qualcosa. Ebbene, andiamo a vedere Peter Rowan, perché è così famoso. Lo cominciamo a capire da questo poster. Ebbene, Peter Rowan è il bambino degli U2. Fu proprio un'idea di Bono Vox quella di utilizzare il fratellino minore dei fratelli Rowan per la copertina del loro album d'esordio Boy. L'aveva definito come cute, innocent looking, six-year-old boy, quindi perfetto per la loro idea di copertina. Copertina e anche retro di copertina. Una copertina però che alla band irlandese non fruttò una buona reputazione negli Stati Uniti, al punto che furono costretti, per vendere questo disco, a cambiarla totalmente. Improvvisamente, per i sempre malpensanti americani, questo ragazzino, su una copertina chiamata Boy,
all'interno della quale c'era una traccia, Stories for Boys, nelle cui liriche c'era scritto In the Shadows, Boy Meet Man, nell'ombra il ragazzino incontra l'uomo, portò i censori americani a pensare che si trattasse di pedofilia, quando invece in realtà la band raccontava la propria storia, quella cioè di essere dei ragazzini trovatisi improvvisamente a crescere. La cosa più innocente e spontanea che peraltro accade. Lo shooting con questo bambino di 6 anni, Peter Rowan, venne utilizzato anche per i singoli I Will Follow e Three, oltre che la copertina di Boy. Per il successivo album October del 1981, la band tornò ad inquadrare se stessa. Nel 1983 la band tornò sui propri passi e richiamò Peter Rowan per lo shooting dell'album War e dei singoli poi che sarebbero usciti, come ad esempio New Year's Day e Two Hearts Beat As One. E la copertina dell'album divenne veramente iconica, con questo ragazzino piuttosto arrabbiato in copertina, con anche un principio di herpes simplex. Appartengono allo stesso shooting del 1983 le foto con l'elmetto in testa utilizzate poi successivamente dalla band per le raccolte di singoli tra il 1980 e il 1990. Dunque ricordo che all'epoca il viso di questo bambino arrabbiato mi colpì davvero molto. Prima lo vidi nell'unico negozio di dischi che c'era a Bolzano, e cioè Babas, e poi a casa degli amici Cerri, che è una storia che vi avevo già raccontato. Anche loro avevano questo disco. Oggi Peter Rowan è un fotografo e oltre a continuare a collaborare con gli U2, per i quali ogni tanto filma o riprende dei tour, lavora nella moda e fa anche il food photographer. E questo è tutto per le viniliche copertine di oggi. Io vi rimando alla prossima puntata. Ciao!